5 giornate di anticipo rispetto al termine della stagione regolare, il Casalincontrada 2002 festeggia la promozione nel campionato di prima categoria. L'11 del presidente Zappacosta, che ha sbaragliato la concorrenza grazie ad una stagione superlativa, è la prima squadra abruzzese a vincere il campionato, visti 18 punti di distacco sulla diretta rivale Bucchianico. La compagine casalese, composta per la maggior parte da ragazzi locali e guidati in panchina da Valeriano Dorazio, ha polverizzato tutti i record di categoria con le 103 reti realizzate prima della sfida decisiva con l'OC 2000 Caldari, frutto di 25 vittorie e un solo pareggio. Prima di poter iniziare i festeggiamenti di rito, bisogna però fare i conti con l'11 di Mister Mucci, che al contrario è una delle cenerentole del raggruppamento, con soli 15 punti all'attivo. La contesa si apre con l'11 di casa subito in zona tiro, grazie alla conclusione di D'Arcangelo che dal limite spedisce di poco a lato. Al sesto è l'OC 2000 a provare la conclusione a rete, ma il calcio piazzato di Mucci sorvola i legni di Ciprietti. Tre minuti dopo Bonelli prova a sorprendere Colloni con il suo pallonetto dalla distanza che si perde a fil di palo. Il gol è nell'aria e arriva all'11esimo grazie al preciso calcio piazzato dello stesso Bonelli che non lascia scampo a Colloni. Al 13esimo registriamo il palo centrato da Abiuso che raccoglie un traversone dalla sinistra. Poco dopo Tata Sciore si accentra e lascia partire un destro dalla distanza che non crea problemi al numero 1 ortonese. L'11 di Dorazio prova a stringere i tempi ma al 25esimo Abiuso cicca la sfera a porta praticamente sguarnita. Gli ospiti, che non vogliono recitare il ruolo di vittima predestinata, cercano di creare pericoli alla retroguardia avversaria. Al 32esimo il diagonale di Di Lorenzo si alza sopra i legni. Pochi istanti dopo, sulla sponda opposta, il Casalincontrada raddoppia. Melideo affonda sull'out di sinistra e penetra in aria rimettendo al centro per il ben appostato Tata Sciore, che fa il tunnel a Diciano e infine in rete il suo 27esimo gol stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo i rossoblù si rendono pericolosi subito dopo, con Salvatore che chiude un bel triangolo con Melideo e costringe Colloni a rifugiarsi sul palo. Al 36esimo Ciprietti, fino a quel momento inoperoso, giustifica la sua presenza tra i pali negando il gol a Di Santo e rimediando ad uno svarione difensivo di Esposito. Al 37esimo Bonelli, che a sua volta ruba il tempo agli avversari, semina scompiglio prima di arrivare in zona tiro, ma trova sulla sua strada un reattivo Colloni che neutralizza la minaccia. Al 39esimo il contatto in aria tra Melideo e Calabrese induce il signor Pepe ad indicare il dischetto. Dagli 11 metri Capitan De Leonardis spedisce a lato. Con questo episodio si chiudono le nostre annotazioni relative al primo parziale. Nella seconda frazione è ancora il Casalincontrada a dettare il ritmo, ma gli avversari non sfigurano affatto. Al 13esimo, per esempio, il bel lancio di Ciccotelli fa scattare Di Santo, che dalla media distanza impegna severamente Ciprietti. Poco dopo i rossoblù rispondono con l'attivissimo Melideo che spedisce il pallone sopra la traversa. Al 27esimo Colloni in tuffo neutralizza un tiro dal limite di Salvatore. Al 24esimo Bonelli centra la traversa con un gran sinistro al volo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Gli sforzi casalesi vengono premiati al 33esimo con il gol di Spadaccini che chiude la partita. Il numero 11 rossoblù approfitta di un intelligente colpo di tacco di Bonelli per sparare a rete da ottima posizione. Mister Dorazio, che nel frattempo è sceso in campo al posto di Rossi, vuole lasciare la sua firma anche sul rettangolo di gioco, ma il suo calcio piazzato dal limite non riesce a centrare il bersaglio. In pieno recupero l'OC 2000 pesca il meritato gol della bandiera grazie al neo entrato Bova, che approfitta di un rimpallo favorevole in area e infila Ciprietti nell'angolo alla sinistra di quest'ultimo. Pochi istanti dopo arriva il triplice fischio finale del direttore di gara che incorona la compagine rossoblù al gradino più alto del campionato. Negli spogliatoi, come da prassi, i consueti festeggiamenti di rito per una squadra che in appena due stagioni ha centrato altrettante promozioni.